Ciao a tutti e bentornati su Free FPV Films. Oggi andremo a trattare un argomento che non ho mai trattato sul canale, ma che da tempo programmo e penso di portarvi, perché è una cosa che mi appassiona ormai da tempo, e sto parlando degli aeroplani radiocomandati. Oggi andremo infatti a restaurare, a rimettere a posto un aereo che ho recentemente distrutto a causa di vari esperimenti e sul quale avevo già montato un flight controller, quindi l'avevo già reso autonomo. Grazie ai NAB possibile rendere qualunque tipo di modello di ala fissa o delta wing quasi autonomo nel volo, e soprattutto di aiutarci tramite tutti quanti gli ausili di automazione e la stabilizzazione in volo a farlo diventare un mezzo molto più stabile e divertente da guidare. Oggi andremo a sistemare una Matic F722PX, quindi con il nuovo SD modello Pixel della Matic, su un'ala fissa da 1,40 m. Prima cosa quindi andiamo a flashare il software nella scheda. Test utilizzeremo iNav 5.0 e relativo configuratore di ultima generazione. Andiamo a selezionare la nostra scheda e andiamo a selezionare la versione 5.0 stabile. Andiamo a flashare il firmware. Ok, terminato. Adesso andiamo a cliccare sul pulsante Connect e il software ci chiederà di scegliere quale tipo di dispositivo vogliamo selezionare. Quindi selezioneremo aeroplano con una coda with a tail e lui inizializzerà la nostra scheda e inserirà un preset dove metterà alcune cose. Ok, per prima cosa verifichiamo se l'orientamento è giusto, quindi mettiamo la nostra scheda in orizzontale e diamo reset asse Z. Lo clicchiamo e la nostra scheda viene livellata. Adesso proviamo a inclinarla in avanti, sinistra, destra, e lo yaw ok riporta tutto, salvo che nel mio caso andrò a montare la scheda rovesciata di 180 gradi, quindi dovrò andare a fare una modifica software sull'orientamento. Dovremo andare sul CLI e scrivere set underscore board e ci verranno fuori le tre possibili impostazioni. Copiamo la prima riga e scriviamo uguale meno 1800 e viene fuori appunto che set line board roll uguale 1800. Adesso la nostra scheda avrà l'orizzonte come lo vogliamo noi, ovvero flippata di 180 gradi. Possiamo iniziare a questo punto con le calibrazioni, quindi entriamo nella tab calibration e andiamo a settare ogni posizione che ci viene richiesta da questa schermata grigia. Quindi posizioniamo il flight controller in posizione bloccata, in una delle posizioni che ci chiede qui, e diamo calibrate accelerometer. Premiamo ok, calibrate, e la scheda ci acquisisce la prima posizione. Non è importante eseguirle in ordine, ma è importante eseguirle tutte quante, altrimenti il nostro software non ci riconoscerà poi alcune funzioni. Ok, adesso è tutto ok, andiamo a fare save and reboot e andiamo nella sezione mixer. Nella sezione mixer visualizziamo le varie superfici dell'aeroplano, quindi abbiamo un singolo motore su S1, ci vengono date 4 superfici dinamiche, 2 alettoni, un elevatore e uno stabilizzatore verticale. In questo caso manca il controllo dei flap, ma io so che per i miei aerei un solo controllo degli alettoni è già sufficiente, quindi un solo canale lo sdoppio meccanicamente per due, posizionando i servomotori ruotati di 180 gradi. Quindi andremo a cambiare l'S5, quindi il verde, in flaperon mode, ok, e lo utilizziamo come canale separato. A questo punto save and reboot e il gioco è fatto. Output, andiamo ad abilitare l'uscita dei motori e andiamo a selezionare il protocollo corretto di uscita dell'ESC 18300 nel mio caso. Stop motor on low throttle è consigliabile, perché se andiamo con il gas a zero vogliamo che l'elica sia totalmente ferma, contrariamente a quanto vorremmo con un drone. Salviamo anche qui. Torneremo poi in questa tab per fare alcuni settaggi relativi alle superfici aerodinamiche e ai loro
3 immagini corretti, ma ci arriveremo più avanti. Io direi adesso di procedere con il montaggio della scheda sull'aeroplano, collegando tutti quanti i cavi che avevo precedentemente scollegato dalla mia vecchia board, e da lì, una volta fatti tutti i collegamenti, procederemo al settaggio, al tuning delle periferiche come GPS, ricevente e compagnia. Quindi andiamo a montarla. Questa è la situazione che mi si prospetta davanti, un bel casino davvero, perché quando sono andato a eliminare il vecchio flight controller ho segnato tutti quanti i cavi con la nomenclatura giusta per andare a ricollegarli. Adesso possiamo procedere al montaggio del nostro flight controller. Abbiamo detto che la scheda andrà flippata di 180 gradi, quindi questo era il verso di montaggio originale, lo andremo a ruotare in questo modo. Prima di andarlo a fissare però andremo a inserire i piccoli gommini in dotazione nei vari fori della scheda. Ok, adesso la scheda si abbina molto meglio. I fori purtroppo non sono perfetti perché, avendo realizzato io stesso le colonnette e avendole fissate qui dentro, gli attacchi non sono venuti perfetti. Rispiriamo la scheda e andiamo a effettuare i primi collegamenti positivo e negativo di alimentazione della scheda. Andiamo a collegarli sui pin VBAT e ground. Colleghiamo poi il cavo della cam sul pad C1, avendo questo flight controller la possibilità di collegare due cam differenti. Utilizziamo il pin C1 già settato di default come pin camera. Andremo ora a completare collegando il ricevitore Crossfire rispettivamente nella UART 1, che andremo a segnare e poi settare successivamente. Passiamo ora ai cavi del ricevitore GPS. Essendomi reso conto che il pad 5V si alimenta da batch a 2A, mentre invece il pad 4V5 si alimenta direttamente anche solo collegando la porta USB, ho preferito spostare la precedentemente collegata ricevente Crossfire sulla UART 2 in modo da avere a disposizione questi pad di 4V5. Ora andrò a collegare il cavo video della trasmittente VTX, lo smart audio e successivamente i cavi ESC e i cavi servo. Uno alla volta mi scrivo i pad dove sto collegando le varie periferiche. A questo punto andiamo a collegare il cavo ESC. Il cavo ESC, proprio come tutti quanti i cavi dei servomotori, andrà collegato secondo l'ordine dei NAV. Non è infatti possibile, o perlomeno è molto macchinoso, andare poi a invertire tutti quanti i cavi. Ci converrà saldare direttamente sul pad giusto. Il cavo motore è facile perché è il numero 1, quindi andremo a collegarlo sul pin S1. Collegata la massa in un punto casuale, adesso procedo a verificare di nuovo l'elenco dei vari collegamenti su iNav. Ci basta riconnettere di nuovo il nostro flight controller con il cavetto USB e andare nella sezione mixer. Infatti vedremo collegati i vari servo nominati con il relativo pad. Il motore è collegato all'S1, l'S3 sarà collegato all'elevatore, l'S4 sarà collegato al rullio, l'S5 flap e l'S6 al timone. Ok, tutti i cavi adesso sono collegati correttamente ed ecco completato il lavoro di fissaggio della scheda. Adesso dobbiamo andare a dire ai NAV tutti quanti i settaggi che abbiamo eseguito e dobbiamo andare a settare le varie superfici aerodinamiche di controllo. Andiamo ad aprire la sezione porte e andiamo a riselezionare tutte quelle periferiche che abbiamo selezionato prima. Ok, a questo punto cominciamo a fare il setting vero e proprio dell'aereo. Ce ne andiamo su configurazione, attiviamo il GPS, poi VTX, banda F, canale 7, questi sono i miei settaggi, power level 4 e io imposto sempre il low power in modo che quando l'aereo si disabilita la VTX va subito a 25 mW e non si scalda. Sezione file safe, ok, io nella sezione file safe per ora metterei drop, anche se dopo andremo a impostare RTH,
nei settaggi di drop aumentiamo a 10 il valore, che venga circa un secondo di distacco tra quando il drone perde segnale e quando inizia effettivamente a cadere. Ripeto, una volta visto che effettivamente la RTH funziona, andremo a switchare questo setting con RTH Save Reboot. Passiamo alla sezione pin tuning. In realtà, non trattandosi di un vero e proprio drone ma di un aereo, vi dico che non c'è granché da fare. Fatto a questo giro, trattandosi di una versione nuova che anche io devo testare su questo modello, vi direi di lasciare tutto il default e non andare a toccare proprio nulla, perché i settaggi dell'aereo 99% sono efficacissimi. Per quello che riguarda invece i controlli del volo autonomo, andremo nella sezione Advanced Tuning e andremo a settare l'altitudine di Return to Home, che in questo caso è settata a 200 metri, quindi a 20.000 centimetri. Su Navigation Setting anche qui possiamo andare a fare alcune piccole modifiche. Max Navigation Bank Angle, questo sarebbe l'angolo di banco dell'aereo, ovvero il massimo angolo in cui si inclinerà sul roll. Io direi di portarlo almeno a 50 gradi. Stessa cosa per quanto riguarda l'angolo di climb, che 20 gradi potrebbe essere poco, lo portiamo a 30, e l'angolo di discesa dive angle, anche questo io lo porterei almeno sui 30 gradi. Loiter radius è i centimetri di raggio nel quale l'aereo fisserà il suo cerchio quando andiamo a fare il position hold. Questo è il raggio del cerchio che l'aereo si costruisce dentro il quale cerca di restare. 75 metri direi che è veramente troppo. Di solito io metto un raggio che sia 20 metri, 2000 centimetri. Salve, riavvia e procediamo a fare il settaggio dei canali e della ricevente. Andiamo nella sezione Receiver e selezioniamo Serial Port Provider, nel mio caso CRSF. Andiamo a dare Save and Reboot e il nostro Flight Controller dovrebbe iniziare a vedere la ricevente. Mentre andiamo su Resave ed ecco appunto che si vedono tutti quanti i canali del nostro radiocomando. Il mio RSSI so già essere il canale numero 12, lo imposto e a questo punto possiamo passare a Mods e andare a impostare le varie modalità di volo. Ah, in questo caso rispetto a Betaflight non è presente la funzione automatica, quindi dobbiamo andare ogni volta sul Resave a vedere qual è il canale che stiamo utilizzando, quindi in questo caso il canale 5 ARM va bene. Angle Horizon io l'imposto sempre. Al posto di Horizon magari potrei utilizzare la funzione manuale. Manual sta a significare su iNav l'esclusione del giroscopio, quindi riprendiamo l'aereo in mano come se il flight controller fosse spento. Questa è la funzione in cui io di solito decollo quando, come in questo caso, devo provare un aereo con il fly per la prima volta. Quindi prima metto manuale, decollo, guardo come si comporta l'aereo e solo dopo inserisco la funzione normale stabilizzata. Come vi dicevo, le funzioni RTH e Position Hold sono presenti. Andiamo a impostare Position Hold e RTH sullo stesso comando, prima Position Hold e poi RTH. Altro tasto importante, Autotune e Autotrim. Autotrim non più di tanto, ma l'Autotune ci servirà per trovare i corretti valori di I in maniera automatica e funziona, su iNav funziona davvero. Di solito è preferibile utilizzare un pulsante a rilascio, se lo avete, io in questo caso ce l'ho ma non l'ho settato, imposto un altro switch casuale. Flap Aeron ci interessa e ci serve perché sono i flap, andremo a inserirli su questo canale qua. Beeper. Ok. Ebbene, fino a qui ragazzi questo era il setup base per iniziare a creare un aeroplano con iNav. Abbiamo saldato la scheda, abbiamo fatto tutte le prime configurazioni e questa è la fine della prima parte. Nella seconda parte vedremo come andare a gestire tutte le superfici di controllo dell'aeroplano, come settarne gli endpoint e soprattutto lo faremo volare e guarderemo insieme il risultato finale e vedremo come funziona. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e mettete un like, mi aiuterete a continuare a creare contenuti di questo tipo. Io vi aspetto molto presto perché questa puntata uscirà nel giro di qualche giorno, quindi proprio a brevissimo, e vi farò vedere tutti quanti gli aggiornamenti su come si usa un aeroplano con iNav 5. Un saluto a tutti da Marco.